Ciao a tutte ragazze, oggi sono qui con un nuovo video e voglio presentarvi una nuova rubrica settimanale che è in collaborazione con una rivista online che trovate su chiccherie.net. Vi lascio il link nell'info box e è da un po' che collaboro con loro, scrivo per loro degli articoli riguardanti il make-up e ora abbiamo iniziato questa nuova rubrica visto che la trovo una cosa davvero carina e soprattutto penso che non, meno se, per quanto abbia visto, non ci sono su YouTube dei video così simili. Ho pensato di condividere con voi questa rubrica appunto e in pratica io ogni settimana creerò degli outfit dai più semplici e più eleganti e ricercati tramite l'applicazione Polyvore, che penso conoscete tutte voi, e a quest'outfit andrò ad abbinare un make-up. E inizio quindi oggi facendovi vedere la foto dell'outfit. E, come vedete, ho scelto questo vestitino a pois che vanno moltissimo quest'estate, a cui ho abbinato una cinta rossa in vita. Mi piace moltissimo il contrasto pois bianco e nero con il rosso e quindi per questo ho abbinato la cinta rossa, sandali col tacco rossi e borsettina rossa e accessori sul rosso. E, visto che mi ricorda molto l'abbigliamento anni 60, un po' pin up, anche il trucco ho voluto che richiamasse un pochino, infatti per questo ho scelto un trucco occhi molto molto semplice con in evidenza solo una bella riga di eyeliner e poi andare a puntare di più sulle labbra con un bel rossetto rosso che andasse a richiamare anche gli accessori. Vi lascio al tutorial e fatemi sapere se vi piace. Ciao ragazze! Iniziamo subito dalla base. Io utilizzo questa BB Cream della Sobio nella texture leggera, nella colorazione 01. Voglio un effetto molto molto leggero e per questo mi aiuto per stenderla con una spugnetta e lattice. Come correttore utilizzo sempre uno della Sobio. È un correttore compatto di una colorazione beige, infatti è la 01 Beige Clair, e lo applico con l'apposito pennellino piatto. Io utilizzo questo della ELF, il concealer brush. Voglio illuminare di più questa zona, quindi vado ad applicarci sopra anche questo correttore della Benecos, il Natural Concealer, nella colorazione Light. Come al solito sistemo le sopracciglia con la Natural Eyebrow Designer della Benecos nella colorazione Gentle Brown. Applico il primer su tutto l'occhio, utilizzo questo della Essence, la Love Stage. Allora, come vi dicevo prima, comunque voglio fare un trucco molto molto semplice e danno magari poi più evidenza alle labbra. Andrò a utilizzare la Naked 2 con il suo pennellino piatto. Vado a prendere Buticle, questo beigeolino molto molto chiaro, e lo stendo su tutta la palpebra. È in assoluto fra i miei colori preferiti della Naked. Con il pennello da sfumatura invece vado a prelevare Tease, che è questo marroncino opaco, e lo vado ad applicare nella piega dell'occhio. Questo
questo modo vado a dare profondità all'occhio. Vado a mettere anche una punta di questo marrone più scuro, Boosted. Sapete ormai che fra me l'inglese. Ora con l'eyeliner in penna di Kiko, l'Ultimate Pen Eyeliner, vado a tracciare una riga di eyeliner. Con un pennellino angolato, uso questo qui di Essence, vado a prelevare sempre dalla Naked il nero Blackout e lo vado a intensificare e sfumare bene. Con una matita nera utilizzo questa qui della Lancome, nella colorazione 01 Noir. La applico nella rima interna dell'occhio. Con lo stesso pennellino di prima vado a sfumarla bene sotto anche. Infine applichiamo il mascara. Utilizzo questo qui della Lancome, Hypnose Doll Eyes. Il trucco occhi è terminato, è un trucco davvero semplicissimo, ma come vedete l'occhio cambia radicalmente. Faccio l'altro occhio e torno. Rieccomi. Pensavo che mi sono scordata l'illuminante e utilizzo, sempre dalla Naked, Foxy. E lo vado ad applicare con un pennellino di questi qui, angolati. Lo applico sotto l'arcata sopraccigliare, per dare ancora più luce. Per quanto riguarda il viso, e stando un pochino di terra, utilizzo questa della Sun Club, che è una terra opaca e nella colorazione 01 Natural. Come blush ho scelto di usare questo sfumato della Essence, il Blush Up, nella colorazione 10 Heat Wave, e vado a prelevare la parte più aranciata. E ora arriviamo, diciamo, alla parte forte, che sono le labbra. Innanzitutto vado a delineare il contorno labbra con questa matita della Essence, la Lip Liner, e nella colorazione 08 Red Blush. Ora vado con il dito a sfumarla verso l'interno, perché non voglio che si veda la riga. Mi serve solamente come contorno per far sì che il rossetto non sbordi. Vado ad usare come rossetto un rossetto rosso con un tocco di arancio di Diego Dalla Palma, è una mini size questa, ed è il numero 103. Io lo prelevo da qui perché l'avevo messo in un barattolino, visto che si stava rompendo lì dentro, e lo vado ad applicare con un pennellino da labbra. Questo è il risultato finale. Come vedete, come vi dicevo prima, è molto un trucco pin-up, proprio perché gli occhi sono molto molto naturali, con questa riga di eyeliner e le labbra rosse.
Niente, fatemi sapere se vi è piaciuto questo trucco, se vi piace l'idea di questa nuova rubrica e aspetto i vostri commenti. Ciao!